Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento con questa miniserie dei jailbreak dedicati alla costruzione di una stazione GNSS a basso costo. Allora, se riesco a fare. Oggi, innanzitutto, dopo un breve riepilogo, della volta scorsa, lasceremo un po' più da parte, l'aspetto informatico di questo problema e ci concentreremo principalmente su il software RTKlib utilizzato in ambiente Unix, perché appunto sul Raspberry gira un sistema operativo Unix-like, ovvero Raspbian, scusate. Vedremo quindi come installare RTKlib su questo sistema operativo e soprattutto vedremo come utilizzarlo e quindi sostanzialmente come utilizzare RTKlib senza interfaccia grafica. E il tutto cercherò di mostrarlo strada facendo, quindi non è che abbia preparato moltissime slide in realtà, perché appunto vorrei cercare di fare le cose passo passo condividendo lo schermo. Vediamo dove eravamo rimasti. Avevamo parlato la volta scorsa della strumentazione adatta a questo scopo e in particolare avevamo identificato il Raspberry, il C-Raspberry come microprocessore o computer, ecco, sul quale far poi girare i software per l'acquisizione e il processamento dei dati GNSS, mentre come strumentazione GNSS i ricevitori uBlox. In questo caso vedete raffigurato l'uBlox NeoM.t, questo appunto strumento di piccolissime dimensioni, però piuttosto performante, collegato in questo caso ad un'antennina patch, oppure si può scegliere qualcosa di più spinto, come ad esempio l'uBlox ZF9P, che è quello che abbiamo installato nella stazione permanente qua in ufficio da noi, collegato magari ad un'antenna un po' più performante. La differenza fra questi due strumenti sono che il primo citato, quindi il Neo Note T, è un ricevitore GNSS in singola frequenza, e soprattutto riceve solamente GPS GLONASS, mentre l'uBlox ZF9P è un ricevitore in doppia frequenza multicostellazione, quindi oltre GPS GLONASS riceve anche satelliti Beidou e Galileo. L'antenna è una scelta più performante e va pensata bene la scelta dell'antenna in quanto è un fattore che incide particolarmente sulla qualità del posizionamento. Avevamo quindi visto inoltre come configurare Raspberry, quindi lasciando un po' da parte la volta scorsa l'aspetto più topografico della questione, concentrandoci invece più sull'aspetto, informatico. Quindi avevamo installato il sistema operativo e avevamo fatto in modo che potessimo accedere al Raspberry da remoto utilizzando il protocollo SSH sia da rete interna sia da rete esterna utilizzando una VPN. Qua sotto riporto in questa slide lo schema che avevamo visto. Chiaramente non è l'unica soluzione possibile. Se un informatico chiaramente puro, ecco, di mestiere, ne può trovare altre mille soluzioni possibili per comunicare con il Raspberry o in remoto. Questa, è una soluzione che proponiamo noi e che tutto sommato funziona abbastanza bene. Veniamo quindi agli argomenti un po' più caldi di oggi, quindi partiamo dall'installazione di RTKlib in ambiente Unix. Innanzitutto va detto che non esiste una vera e propria versione pronta all'uso di RTKlib
con interfaccia grafica in ambiente Linux, in ambiente Unix. Esiste tuttavia una versione compilata con Qt. È una versione, diciamo, non ufficiale, compilata, diciamo, da una comunità che è alle spalle di questo software, RTKlib, che è free open source, quindi ovviamente chiunque con buona volontà può mettere mano al codice e ricondividerlo. In questo caso qualcuno è riuscito a compilare questa versione con Qt e a renderla disponibile nei repository di Ubuntu. In particolare bisognerà digitare da terminale i seguenti comandi, quindi sudo apt-update per aggiornare i pacchetti, tutti in realtà i pacchetti installati nel sistema, e poi andare a dare il comando di installazione, quindi sudo apt-install rtklib-qt. Per lanciarlo bisognerà digitare da terminale sempre questo comando. Lo possiamo vedere al volo. Quindi vediamo se, ecco, riesco a collegarmi tramite Mobaxterm. In questo caso mi connetto sempre in SSH, non al Raspberry, ma a un computer fisso che ho qua in ufficio. Avevo già installato, quindi col comando sudo. Non so se forse riuscite a leggere quello che scrivo, seppure posso provare a aumentare i caratteri. Comunque, se facessi sudo apt install rtklib-qt, mi chiede la password. Non vedete scritto niente, ma in realtà la password la sto digitando. Mi sta già dicendo appunto che rtklib è la versione più recente perché l'avevo già preventivamente installato. Come dicevo, quindi schiaccio use bin rtklib, la rtklaunch underscore qt, e sperando, ecco, mi appare. Ora io sono collegato in remoto, ma in qualsiasi ambiente desktop con Linux vedrete esattamente la stessa interfaccia, la classica interfaccia di rtklib. La stessa appunto che si vede in ambiente Windows quando io, come in questo caso, sto facendo, ecco, vado a lanciare il mio software. Questo l'avevo installato con la procedura, diciamo, classica. Innanzitutto vediamo una prima differenza sulla quale però non possiamo far molto in realtà, che questa versione di rtklib è la 2.4.3 V33. Mentre la versione, diciamo, compilata in ambiente Unix con Qt, diciamo, è la 2.4.3 V8. Esistono tantissime versioni di rtklib, bisogna semplicemente tenere con diverse modifiche, starci dietro a tutte le versioni di rtklib, a volte è davvero complicato. Però va tenuto conto, ecco, di questo fatto. Però qual è il problema? Che sul Raspberry, come avevamo visto la volta scorsa, noi non abbiamo a disposizione uno schermo e soprattutto nell'ottica di voler automatizzare i processi, non si devono usare software con interfaccia grafica, soprattutto nei quali è richiesto di volta in volta diciamo, la presenza di un utente, ma questi software devono girare, diciamo, in automatico, quindi anche senza interfaccia grafica. E a questo punto, come possiamo fare? Diciamo che esiste una versione a linea di comando di rtklib. Innanzitutto, questa slide riporta diciamo uno screenshot del sito ufficiale di rtklib, quindi se io andassi sul sito ufficiale, come sto facendo, ora riesco a condividervi lo schermo, ecco qua. Perfetto, vedete che nel sito ufficiale di rtklib esistono diverse versioni scaricabili.
innanzitutto vediamo la 2.4.2 P13, che è la versione più vecchia, e la 2.4.3 B33, che invece è la più aggiornata. Queste due versioni sono le versioni stabili, mentre indietro abbiamo delle versioni, diciamo, più vecchie. Esistono, diciamo, dei software già delle versioni già compilate per Windows, quindi diciamo i classici pacchetti .exe, e li troviamo in questa, diciamo, parte della tabella, mentre esistono dei programmi sorgenti sia per Linux che per Windows in realtà. Quindi noi, diciamo, a noi interessa questa parte qua. Andiamo quindi nel repository di GitHub, dove vediamo quindi tutti i codici sorgenti, tutta questa serie, ecco, di cartelle dove esiste proprio il codice di RTKlib. E quindi, non arrivati, diciamo, a questo punto, quindi bisogna, diciamo, clonare, quindi copiare tutta questa cartella in locale. Le possibilità sono due: possiamo o scaricarla come zip, oppure più agevolmente possiamo utilizzare il git, quindi utilizzando il comando git clone più il link che viene scritto, si copierà, diciamo, si scaricherà in automatico tutta questa serie di cartelle in locale nel nostro Raspberry. E infatti vediamo che tutte queste cartelle vengono riportate sul nostro computer. A questo punto, però, RTKlib non è ancora pronto all'uso, perché appunto queste cartelle contengono il codice di RTKlib, ma non è ancora stato compilato. Bisogna compilarlo a mano. Per fare questo, possiamo di nuovo provare a vederlo in diretta, quindi stavolta mi collego al Raspberry, vediamo le cartelle che ci sono e vedete che ad esempio c'è la cartella RTKlib. Quindi con i comandi che abbiamo visto la volta scorsa mi muovo dentro la cartella RTKlib e vedete che c'ho la cartella app, bin, VRD, data, eccetera, eccetera. Ci interessa andare dentro la cartella app, dove sono contenute tutti i vari modulini di RTKlib. Infatti vediamo che abbiamo per esempio RTKconv, RTKget, RTKnavi. Insomma, sostanzialmente, se siete familiari con RTKlib, sicuramente vi ritroverete dentro questi nomi. Vogliamo andare ad esempio a compilare, credo che in questa versione di RTKlib io non l'abbia ancora compilato, il modulo, ecco, RNX2RTKP. Quindi mi muovo dentro questa cartella, diciamo in poche parole, ma lo vedremo meglio dopo. Questo qui è il modulo a linea di comando che processa i dati. Dentro ogni app, vediamo, ci sarà una cartella GCC e dobbiamo andare dentro questa cartella. Una volta dentro questa cartella, sempre guardando cosa c'è dentro, vedremo che c'è un makefile. Per eseguire questo makefile bisognerà dare il comando make. Esatto. A questo punto lui darà tutta una serie di messaggi e ai termini dei quali poi il software sarà quindi pronto per essere utilizzato. Chiaramente ci mette un pochino, non parliamo chiaramente di ore, forse qualche minuto, sicuramente non di più. Allora, vabbè, nel frattempo possiamo un attimino tornare alla presentazione, giusto per dirvi che, esatto, noi abbiamo utilizzato il comando make e quindi ogni volta per eseguire il comando, ad esempio RTKP, RNX2RTKP, bisognerà muoverci in questa cartella. Se invece non volessimo sostanzialmente ogni volta muoverci dentro questa cartella, bisognerà utilizzare il comando make install.
A questo punto noi, lanciando il comando da qualsiasi cartella presente nel Raspberry, andremo ad eseguire questo programma. Attenzione però ad utilizzare il comando make install perché, come sappiamo, rtkplib, può essere installato in molte versioni nel nostro Raspberry, nei nostri computer. Chiaramente quando facciamo make install, noi abbiamo ogni volta che lanceremo questo modulo, sarà il modulo di questa versione. Quindi io suggerisco quando si hanno più versioni di rtkplib di non fare mai il comando make install. Nel frattempo che parlavo, vediamo che la compilazione è andata a buon fine e giusto per vedere che il software sia andato, diciamo, sia stato compilato, direi che non c'è il comando. Comunque, sostanzialmente ci fa vedere ls che in questa cartella esatto sono stati creati diversi file e quindi il software poi sostanzialmente è questo comandino qua, questo diciamo moduletto qua. Per cui a questo punto è pronto per essere utilizzato. Torniamo alla presentazione. Ecco, altra cosa, chiaramente, forse banale, però è bene dirla, non è necessario compilare tutti i moduli perché essi, funzionino. Quindi anche in questo caso, suggerisco che si vadano a compilare solamente i moduli di rtkplib di interesse. Infatti io non uso quasi mai il modulo rnx di rtkp e come vedete non era compilato, mentre molti altri moduli di rtkplib che io utilizzo, diciamo, abbastanza spesso erano ovviamente compilati. Passiamo quindi a rtkplib senza interfaccia grafica e in particolare vedendo diciamo l'interfaccia di rtkplib alla quale spero sia abbastanza familiare, vi posso dire che non tutti i moduli di rtkplib hanno una versione a command line interface, quindi senza interfaccia grafica, ma solamente questi, solamente tra virgolette si fa per dire. Abbiamo convbin, che è l'equivalente di rtkconv, quindi il software che fa la conversione dei dati degli osservabili GNSS in formato binario a formato Linux. Abbiamo stream serve strsvr, cioè in realtà la versione che registra i dati grezzi da un ricevitore GNSS in formato binario proprietario. Abbiamo rnx rtkp, quello che abbiamo appena visto, ovvero il software che fa processamento dei dati, e abbiamo rtkrcv che è l'equivalente di rtknavi, ovvero il software, il modulo, scusate, che fa posizionamento in tempo reale. Parliamo quindi di rtkrcv per iniziare. Immagino che questa interfaccia di nuovo sia piuttosto familiare, se no appunto la possiamo di nuovo vedere. Comunque sostanzialmente abbiamo tutta una serie di opzioni che bisognava settare prima di ovviamente procedere al positioning, a effettuare quindi il posizionamento nrtk. Nella versione a linea di comando di rtklib, tutte queste opzioni, esattamente tutte queste opzioni, vengono date compilando un file di testo. Ad esempio, input stream type 1, se riuscite a vedere il mio mouse, in questo caso è settato a serial, quindi vuol dire sto prendendo la prima sorgente di dati da una seriale, da una USB. Se volessi mettere input stream type 2, potrei settarlo per esempio a
TCP client oppure per esempio a Entrip client se dovessimo utilizzare ad esempio un servizio di stazioni permanenti. Sono, sempre se vedete il mouse, gli input che si andavano a settare da interfaccia grafica in questa zona qua del programma. Ovviamente poi possiamo andare, come dicevo prima, a settare tutta una serie di opzioni. Una volta fatto, a questo punto noi bisognerà lanciare il comando rtkrcv, sempre muovendoci nella cartella dove è, quindi possiamo di nuovo vederlo. Allora, vado in cd rtklib app rtkrcv gcc e in gcc vediamo un attimo cosa c'è e vediamo sicuramente rtkrcv e poi abbiamo una serie di file tra i quali troviamo rtkrcv.com. Vediamolo con un editor di testo, ad esempio nano rtkrcv.com. Ecco, vediamo esattamente tutta questa serie di parametri. Ora li chiudiamo perché non è interessante vederli. Diciamo, se siete curiosi, vi rimanderei al jailbreak precedente su rtknav, in quanto diremmo esattamente le stesse cose. Per lanciarlo, a questo punto, bisognerà fare punto slash rtkrcv. Ok, vedete che si è aperta una console diversa dove siamo, dove diciamo l'utente, tra virgolette, è rtkrcv e possiamo fare una serie di opzioni. Prima di procedere, vi devo dire che per procedere bisognerà dare i permessi di esecuzione a questi tre file che vedete in verde. Per farlo, allora, o da interfaccia grafica del Raspberry, se riuscite, col tasto destro si riesce a dare i permessi di esecuzione, o se no, da linea di comando si può usare il comando chmod più x e il nome del file. Io questa opzione, questa, diciamo, questa cosa l'avevo già fatta. A questo punto bisognerà caricare il file di configurazione, per cui ad esempio load rtkrcv.conf, e bisogna load, vabbè, c'è un qualcosa che non gli piace, ad esempio, probabilmente ho scritto male qualcosa sulla SRN mask. Ad ogni modo, se fosse scritto corretto, bisognerebbe schiacciare bisognerebbe dare il comando restart. Ok, a questo punto è ripartito il posizionamento utilizzando queste opzioni che abbiamo settato. Poi ovviamente si possono settare tutti gli output del caso, quindi su file, su TCP client, eccetera, eccetera. Ripeto, su quello è veramente uguale, identico a rtkNavi, per cui vi rimanderei a quel jailbreak per capirne di più. E per spegnere completamente la console di rtkrcv bisognerà dare il comando shutdown. Si chiederà se vogliamo veramente farlo, premendo Y lo faremo e vedete che siamo tornati esattamente diciamo, nell'interfaccia del Raspberry. Perfetto. Tornando qua, avevo messo, diciamo, una carrellata, ecco, questo è esattamente quello che abbiamo appena visto, solo in tempo reale. E, ecco, abbiamo messo una carrellata di opzioni sul quale poi è possibile utilizzare rtkNavi o rtkrcv. Questi schemi sono presi proprio dal manuale di rtklib. Quindi, ad esempio, se volessimo settare il nostro base e il nostro rover, potremmo usare il nostro base e il nostro rover, potremmo mettere serial come file in input diciamo, nelle due sorgenti che rtkNavi supporta e diciamo, stampare e scrivere la nostra soluzione su un file. Oppure ancora potremmo utilizzare, diciamo, una base che manda, scarica, diciamo, i suoi dati grezzi
e tramite STR SQL, che vedremo fra poco, li manda a un ntrip server. Noi prenderemo questi dati dall'ntrip server e li utilizzeremo su RTK Navi, e sempre potremo scrivere la nostra soluzione su un file. Questo è abbastanza comodo, soprattutto quando base e rover sono molto distanti, perché diciamo la soluzione di prima, questa qua, se riesco a tornarci, ecco, prevede che ci sia un collegamento USB tra, cioè prevede, ecco, per meglio dire, che sia la base sia il rover siano collegate via USB al Raspberry o al computer. Quindi o abbiamo dei cavi USB lunghi metri, metri e metri, oppure base e rover devono gioco forza stare molto vicini tra di loro. Oppure ancora, come ultima soluzione, ma ultima non perché RTK può fare solo queste tre, ma perché altrimenti citarle tutte diventerebbe poi solo un grosso elenco, è quella di utilizzare sostanzialmente una rete di stazioni permanenti e fare posizionamento NRTK. Quindi noi questa parte qui in realtà non la vediamo, si traduce sostanzialmente per noi in un indirizzo IP al quale connetterci e in un mount point da settare, e ovviamente una user e una password qualora il servizio fosse dato, diciamo, ad accesso profilato. E in RTK RCV, in RTK Navi, bisognerebbe settare come base l'opzione NTrip Client e come input il rover, per esempio il Seria. Perfetto, ora vediamo il software STR to STR, ovvero STR SQL, cioè la versione a linea di comando di l'uno dell'altro sostanzialmente. La sintassi è quella che vedete qua in giallo, quindi possiamo mettere meno in uno stream e meno out di nuovo una diversa serie di opzioni, un diverso stream che può essere questi qua elencati. Quindi possiamo prendere uno stream da una seriale e possiamo, volendo, riindirizzarlo su un'altra seriale, oppure scriverlo su un file, oppure mandarlo a un server TCP o a un client NTrip, un server NTrip. E possiamo inoltre settare tutta una serie di opzioni. Diciamo che i formati di input supportati, perché oltre questo chiaramente bisognerà, vedete, c'è un cancelletto qua, bisognerà dirgli che formato di dati grezzi stai ricevendo in input. I formati supportati sono i formati RTCM 2, 3, quello NOV per i ricevitori Novatel, LuBlox, LuBX per i ricevitori Blox, eccetera, eccetera, anche il formato Binex, che è una sorta di Rinex, quindi formato di interscambio, ma in formato binario. Ritorno un attimino al nostro terminale per in realtà farvi vedere una serie di cose che si possono fare. Innanzitutto faccio questa operazione, perché in questo momento c'era un processo attivo STR to STR. Poi in realtà nel prossimo jailbreak vedremo anche perché c'era questo processo attivo, e andiamo a lanciare una serie di comandi. Vediamo se li avevo già in memoria. Spero di sì, almeno non devo esatto. Non devo ricordarmi tutta diciamo, la sintassi, che è piuttosto lunga. Comunque vediamo in questo caso che vado a lanciare il comando, per cui gli dico innanzitutto dov'è l'eseguibile, cioè nel percorso home, py, rtklib, app, str to str, quindi questo percorso è abbastanza standard, gcc. E poi andiamo a dire meno in serial, ecco, TTYHM0 è esattamente la USB alla quale ha collegato il ricevitore, e UVX è il formato del binario. Gli chiedo in out di scriverlo su un file. Dove lo vado a scrivere? In OnPy documenti. Ho creato la cartella jailbreak,
questa qua sostanzialmente, il test 6 ottobre.vx era un test che avevo fatto preventivamente ieri, oggi è il 7 ottobre, quindi cambiamo il nome. Ok, perfetto. Vedete che è partito sostanzialmente uno stream in cui che si aggiorna ogni 5 secondi e vediamo che la dimensione del file man mano aumenta. Perfetto, a questo punto ecco, non esiste un modo, diciamo, pulito di interrompere questo programma, anche questo in realtà c'è scritto proprio sul manuale di RT Kappa Libre, quindi non è che non sono io che non l'ho trovato, ma non c'è. E per cui sostanzialmente il programma si può stoppare o mandandogli dei messaggi particolari, e questa è una cosa che vedremo in realtà nel prossimo jailbreak, quando questo software verrà eseguito, diciamo, in background, ma in questo caso basterà premere Ctrl-C quando vogliamo, in realtà, supponendo di voler fare ad esempio un minuto di acquisizione, cosa che abbiamo già fatto. Ctrl-C, abbiamo il stream server stop e vedete che il programma si è terminato perché io posso di nuovo interagire con il terminale. Vado nella cartella, quindi lo vediamo qua, almeno c'è un po' di interfaccia grafica ed è un po' più chiaro, e vedete che si è creato test7ottobre.vx. Non sto ad aprirlo con un editor di testo, oppure volendolo posso aprire con un editor di testo, vedremo un sacco di caratteri strani. E si arrabbierà anche proprio perché il formato è binario. Vedete, esatto, non è, a parte alcune stringhe che sono le stringhe NNEA, vediamo dei caratteri strani, cosa giusta e aspettata che mi aspettavo. Attenzione, come dicevo però in questa slide, per fare in modo che quello che legga il software siano effettivamente i dati grezzi, bisogna settare questa cosa nel caso del ricevitore Roblox tramite il software U7. Non è una cosa particolarmente difficile da fare, leggendo il manuale di U-Center è abbastanza agevole, però non facendo questa opzione, diciamo, i ricevitori Roblox di default non escono i dati grezzi dalla USB, per cui non verrà registrato, diciamo, nulla di interessante da questo software se non il messaggio NNEA. Invece passiamo a ConvBin, che è l'opzione, diciamo, il software che ci consente di trasformare questi dati binari in formati RINEX, quindi diciamo leggibili sia da noi utilizzando un file di testo, ma soprattutto da rtk-conv o da rtk-post, quindi, e poi poterli processare tramite appunto questo software. Ricordo infatti che rtk-lib non legge, diciamo rtk-lib, intendo rtk-post, non legge formati binari proprietari, ma ha bisogno di file RINEX. A questo punto vedete la sintassi che prevede ConvBin come cosa, quindi ovviamente con tutto il percorso analogo a prima, più tutta una serie di opzioni che in realtà qui ho portato le più salienti, che ora comunque poi vedremo diciamo live, ma può dare ad esempio un tempo di inizio e un tempo di fine, dato in questo formato. Ah, scusate, qua mi sono dimenticato uno slash, sia qui che qui. E ovviamente sia anche in questo caso. Questo serve soprattutto se noi abbiamo per esempio un RINEX di 3 ore e volessimo abbiamo un binario di 3 ore e volessimo convertire per esempio solo la prima ora in RINEX perché le altre due per qualche motivo non ci interessano. Quindi serve per ritagliare sostanzialmente dei binari troppo grossi. Possiamo scegliere il formato. E ovviamente possiamo scegliere quali frequenze diciamo utilizzare, e tutta quest'altra serie di opzioni in realtà sono diciamo linee di commento, o comunque linee che servono nell'header del reader.
secondi, per esempio, una linea di commento, oppure il marker, il numero del marker, il tipo del marker, ad esempio il tipo di ricevitore, il tipo di antenna e la posizione approssimata del ricevitore. In questo caso invece è interessante perché possiamo scegliere la versione del Linux, meno D, meno S, li vedremo tra poco. E ovviamente poi possiamo scegliere l'output che può essere un file. Piuttosto che analizzare questa stringa che è piuttosto complicata, tornerei di nuovo sul terminale, magari diamo un clear così è un po' più chiaro e andiamo a vedere l'esecuzione di questo config bin. Allora, direi ad esempio questo. Allora vado a modificare sempre la sintassi perché è quella che ho utilizzato ieri. Vedete che qua stavo convertendo il test fatto ieri, 6 ottobre, invece io gli dico quello fatto il 7 ottobre. E come output gli chiedo test 7 ottobre.20o. Classica estensione di un Linux fatto nel 2020 e chiedo di utilizzare Linux nella versione 3.02. Potrei utilizzare anche la versione 2.11 volendo. Schiaccio invio e vediamo che me l'ha creato. Eccolo qua. Se questo lì lo apro con un editor di testo, ecco qua. Vediamo che qualcosa ha scritto. Non sono però soddisfatto. Non sono soddisfatto perché sto utilizzando in questo momento un ricevitore in doppia frequenza, non in singola frequenza. E guardate, qua abbiamo solamente misure di codice e misure di fase per una frequenza. Ovviamente poi avremo anche un jailbreak dedicato per la lettura dei file in Linux, però sostanzialmente vediamo che abbiamo semplicemente nell'header del Linux vengono riportate in questa parte evidenziata il tipo di osservabili scritte e vediamo che abbiamo solamente la C1C, quindi la misura di codice e la misura di fase. E le altre due, che fine hanno fatto? Sostanzialmente RTKlib nella versione ufficiale non legge bene oppure supporta male i ricevitori in doppia frequenza. E soprattutto vediamo un'altra cosa, sempre tornando al documento di prima. Qui vengono scritti solamente satelliti GPS, quindi quelli con la G, Beidou, quindi con la C, e GLONASS, quelli con la R. E i miei Galileo non ci sono, cioè, o meglio, ci sono perché vengono tracciati, ma non vengono riportate misure su di questi. Bene, facendo un po' di ricerche, diciamo che abbiamo scoperto che questa versione di RTKlib si comporta male, quantomeno, con i ricevitori in doppia frequenza che supportano anche Galileo. Come bisogna fare? Esiste una versione, diciamo, diversa di RTKlib, la versione RTKlib Demo 5, della quale poi vi posso allegare il link. La procedura di installazione è esattamente la stessa, cambia semplicemente il dove la si va a scaricare, che non è più il repository ufficiale, ma uno modificato. Vedete infatti che in questo caso io sto utilizzando un'altra versione di RTKlib, lo vedo da qua, cioè il percorso è diverso, gli chiedo homepy RTKlib underscore demo 5 e poi tutto il resto in realtà è esattamente uguale, a parte che anche in questo caso modifico il nome perché è il test del 7 ottobre e anche il file di input chiaramente è diverso. Schiaccio invio, perfetto. Vediamo sempre in questa cartella. Cavoli, ha sovrascritto in realtà questo file qua, quindi lo vado a riaprire. Perfetto, vedete che in questo caso gli osservabili sono già, diciamo, di più. Sostanzialmente per ogni satellite abbiamo codice, fase di una frequenza,
codice e fase dell'altra frequenza. Sono già più contento. In realtà non sono ancora contento fino in fondo perché nel Rinnex io sono abituato a vedere anche altre cose. Ovvero, ad esempio, sono abituato a vedere le misure di Doppler, diciamo, le misure dovute al fatto che il ricevitore può essere in movimento e soprattutto il satellite è in movimento, quindi diciamo questo effetto è quantificato in un qualche modo dalle misure di Doppler, e sono abituato a vedere anche il rapporto segnale-rumore. Queste cose possono essere chiaramente implementate, ma dando delle opzioni, ad esempio l'opzione meno OD che vi dicevo prima. Quindi vado a modificare di nuovo i nomi per essere coerente. 7 ottobre e il file di output l'ho chiamato test 7 ottobre Rinnex underscore Doppler. Perfetto. Aggiorno qua ed ecco qua. Vediamo che ha aggiunto una colonna in più. Queste qua sono le misure di Doppler per una frequenza e per l'altra frequenza. Non ve l'ho fatto vedere prima, ma notiamo che esistono anche le misure per i satelliti Galileo. Ad esempio, questa che vi sto sottolineando è la misura per il satellite Galileo E36. Vogliamo aggiungere anche il rapporto segnale-rumore. Perfetto, torniamo quindi alla nostra sintassi. Ecco, non ve l'avevo detto l'altra volta, ma premendo la freccia in su nel Raspberry è possibile ridare i comandi già dati, quindi è un modo più veloce per scrivere tutta questa roba che altrimenti dovrei scrivermi a mano. Perfetto. Vedo che ho creato un nuovo file, questo che sto aprendo. Esatto, qua vediamo inoltre una quarta colonna e una ottava, quindi questo è il rapporto segnale-rumore per la frequenza 1, lo vediamo qui, S1C, e questo è il rapporto segnale-rumore per la frequenza 2, S2L, in questo caso per i segnali GPS. In questo caso direi che sono soddisfatto a pieno. Questa slide diciamo che riporta in breve quello che ci siamo in realtà appena detti e che abbiamo visto. Ecco, qual è il risultato finale che vogliamo, dove vogliamo arrivare? Anche in questo caso ve lo posso far vedere live e non sulla slide. Vogliamo arrivare a una pagina web che in questo momento è in piedi, in cui abbiamo, vabbè, una monografia della stazione, ma questa diciamo è una parte diciamo molto semplice, preparare un PDF con le varie coordinate, qua non ci sono ancora perché è riferito alla stazione che abbiamo montato qua in ufficio, ma cioè non ci sono ancora le coordinate, però presto ci saranno. Ma soprattutto la parte che vogliamo andare a implementare, sulla quale ci concentreremo la volta prossima, è questa parte qui, cioè creare un repository, un server, diciamo FTP, nel quale andare a scrivere di giorno in giorno tutti i dati orari. Cioè queste cartelle vengono create in automatico utilizzando questi software qua. Questi file non sono sul Raspberry, sono su un server, quindi bisognerà implementare anche la parte di invio dei dati a questo server e di cancellazione di questi dati in locale, perché ovviamente, come vedete, ogni ora, questi qua sono file orari, pesano 17 mega e ricordo che il Raspberry è, diciamo, equipaggiato con una schedina, SD che potrà tenere qualche giga, però insomma si va a saturare molto facilmente. Inoltre potremo vedere anche una cosa abbastanza carina, ovvero la creazione in automatico di Rinnex giornalieri. Come vedete in questo caso, ottobre, questo è il Rinnex creato con le osservabili di ieri. È interessante vedere soprattutto il ricampionamento dei file Rinnex registrati a 30 secondi, perché ultima cosa che non vi avevo detto, i dati orari vengono registrati di default a un secondo. Ora, creare dei file Rinnex giornalieri a un secondo è poco sostenibile perché diciamo
i dati diventerebbero veramente troppo pesanti e poi spesso dei file Linux giornalieri a un secondo non sono neanche richiesti. Di solito 30 secondi è un intervallo di tempo, diciamo, più che ragionevole. Per cui bisognerà ricampionare questi Linux a 30 secondi e unirli. Questo, diciamo, è un processo che vedremo, c'è un softwareino sviluppato dall'università da Poznan, GFZ, e che vedremo però direi la volta prossima per non mettere troppa carne al fuoco. Questa slide era appunto volta a capire, insomma, a non perdere un po' la bussola e a capire in che direzione vogliamo arrivare. Chiaramente la nostra stazione permanente potrà fare anche altro, cioè spedire delle osservabili in tempo reale a un server, a un client NTrip. Semplicemente questa parte noi non l'abbiamo ancora implementata e volevamo concentrarci sulla creazione di questi Linux, però è molto, direi, abbastanza lineare, basterà non utilizzare altri moduli di RTK-Lib sostanzialmente. Con questo direi che ho concluso e prima di dare spazio alle vostre domande e osservazioni, vi ricordo l'appuntamento con il prossimo jailbreak che riguarderà l'editing dei dati online con Litmap e Gsosting. Lo faremo il 21 ottobre, sempre alle 8:30. Ok, allora a questo punto spazio alle vostre domande. Diciamo che lo spazio per le domande è anche diciamo interessante, più che altro perché RTKlib è appunto un software open source sulle quali diciamo c'è una buona comunità, però insomma non è attivissima. Sarebbe interessante anche scambiarsi idee e opinioni su come vengono fatte determinate cose. Chiaramente io vi ho illustrato un approccio che sto utilizzando, però ovviamente è anche interessante capire se qualcuno la stessa cosa la approccia in maniera differente o seppure ha altre idee, ecco, per arrivare poi allo stesso obiettivo, oppure anche cercare di capire se quali diciamo, applicazioni possono essere di interesse utilizzando RTKlib. Per cui era un invito a non essere timidi, ecco. Bene, se non ci sono domande, allora io a questo punto vi do appuntamento al 21 ottobre alle 8:30 e ovviamente vi invito, se non l'avete già fatto, a iscrivervi e a seguirci nel nostro canale Telegram dedicato. Grazie mille di aver partecipato e buona giornata.